servono le minoranze linguistiche. Intervenire ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Chiunque ci stia ascoltando e ha la pazienza di ascoltarci può vedere scorrere sotto il televisore in questo momento il titolo del decreto che stiamo convertendo in legge. Il titolo è Disposizioni per la dignità del lavoro e delle imprese. È evidente quindi che dietro questo decreto, il decreto dietro al decreto dignità, c'è una chiara concezione del lavoro, dello Stato, della società civile e del ruolo delle imprese che è quella del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e che il ministro Di Maio si è incaricato di tradurre in norma. Non a caso, novità importante e assoluta, il ministro dello sviluppo economico è anche il ministro del lavoro. Economia e sviluppo economico e lavoro sono un'unione strettamente inscindibile. Bene, dietro l'efficace slogan della lotta al precariato, che purtroppo resta solo uno slogan, c'è l'idea che il lavoro lo dà lo Stato per decreto e non la volontà di riattivare e combattere questo precariato in una rinnovata e forte alleanza tra lavoro e impresa. I primi ad essere precari, signor Ministro, per definizione sono le imprese, perché non hanno nulla di garantito. Vivono del rapporto col mercato, della capacità dei loro lavoratori, della bontà dei loro prodotti. E vi prego, non leggete immediatamente in chiave moralistica e pauperistica questa mia affermazione. So bene che è il disoccupato che non sa come arrivare alla fine del mese, ma se è vera la mia solidarietà nei suoi confronti, io devo aiutare per la responsabilità che ho. Chi può veramente aiutarlo? Chi può dargli lavoro? Devo riconoscere il ruolo sociale dell'impresa, che non è quello di creare il profitto. Il profitto è solo un indice dell'efficienza dell'impresa, ma appunto di creare lavoro, di preparare quella torta che diciamo di voler dividere. Imprese sane, imprese coscienti della loro funzione sociale sono i migliori alleati dei loro dipendenti, che costituiscono il loro più grande investimento e il loro capitale più prezioso. Il decreto dignità ci riporta indietro di anni luce rispetto a queste conquiste, che sono diventate patrimonio anche di buona parte del sindacato. Questo decreto ci riporta al conflitto sociale tra padroni e operai, che ha bloccato lo sviluppo dell'Italia per decenni. Ci riporta, abbinato all'utopia del reddito di cittadinanza, alla svalutazione del significato del lavoro come alienazione, all'assistenzialismo di Stato, per cui è meglio stare a casa con 800 euro che avere anche un lavoro a tempo determinato. Ma la dignità del lavoro passa anche attraverso un lavoro a tempo determinato. Meglio quella strada piuttosto che stare a casa ed essere assistito dallo Stato. Non c'è nulla di più dignitoso in tutto questo. Non c'è nulla di dignitoso nel rendere più difficile assumere la gente o confermarla nel posto di lavoro. Non c'è nulla di dignitoso nel considerare meno degno, più degno stare a casa che invece una persona o un lavoratore dargli l'opportunità di poter lavorare anche a tempo determinato. Grazie, deputato. Concludo, Lupi. Signor Presidente, concludo, mi faccia dire, noi con l'Italia e USEI voterà contro proprio perché noi non abbiamo l'idea, signor Presidente, che la dignità passi attraverso l'assistenzialismo, la dignità passa attraverso il protagonismo delle persone, la libertà delle imprese e la dignità di uno Stato che aiuta imprese e lavoratori a vivere la loro dignità. Grazie. È un no anche quello di noi con l'Italia, USEI. Borghese Mario ne ha facoltà.